A 40 anni ho capito esattamente chi ero. Ho mollato tutto e ho detto da oggi in poi inizio a vivere come dico io. Sono Marco Rea, ho 68 anni, vivo ad Amelia, provincia di Terni, e faccio il musicista. Ma non è sempre stato così. La musica per me è, diciamo, è qualcosa alla quale io sono assolutamente devoto. Da piccolo ascoltavo José Feliciano a Sanremo che cantava Che sarà, e piangevo. Mi commuoveva la melodia, la musica in genere. Per 12 anni ho lavorato al Ministero Difesa e ero comunque un dipendente, però sai, magari mi veniva in mente un motivetto, una canzone, me la dovevo cantare fino a quando uscivo da lavorare, perché sennò me la sarei dimenticata, capito? C'era qualcosa che mi mancava, quindi ho fatto il colpo da pazzo, ho mollato tutto e mi sono comprato gli strumenti e sono andato a suonare. E sono 28 anni che vivo grazie alle serate che faccio. Sono riuscito a trovare la mia libertà. Era ora che ci arrivassi, no? Assolutamente sì. Pronti? Guarda. Emozionata? Sì, molto. Tu tantissimo proprio. Non riesci a parlare? Vabbè, parliamo dopo, non piangere. Guarda che forte che è. È proprio un rocker, eh? Angel my heart. Let me be, 'cause you don't care. Yeah, please set me free. Grazie ragazzi. Forte, forte. Sei fortissimo. Grazie. Caro, come ti chiami tesoro? Mi chiamo Marco Rea. Quanti Marco. Anni hai? Ho 68 anni. Sino musto. Che fai nella vita? Allora, io ho, diciamo che ho fatto il bravo fino a 40 anni.
Nel bello, senso... okay. Adesso sei un bad boy, allora. No, nel senso che ho fatto il bravo perché ho fatto tutto quello che mi dicevano di fare. Poi, quando scatta la molla della musica, sappiamo tutti, credo che sì. È una cosa incontrollabile. Hai fatto bene. Ci ho avuto questa vita divisa in due, insomma, praticamente. Prima il bravo, poi il cattivo. Mi piacciono i ragazzi cattivi. Beh, diciamo... I ragazzi cattivi sono come me, io sono una cattiva ragazza. Bad boy. Sei per me, proprio, perfetto. Diciamo che se ti preferisco cattivo anch'io, insomma. Molto, molto meglio. Marco, sono contento che hai scelto la squadra di Clementino. Grazie. Sì, vabbè. Ciao. Grazie. Ok, andiamo avanti. Te lo sogni, questo è un sogno. Ti posso dire una cosa? Facendo. Hai una somiglianza pazzesca con il cantante dei Metallica. No, c'ha già l'etichetta sopra. Te l'hanno mai detto? Con scritto Loredana. È il cantante dei Metallica. È lui. Siccome lei non se n'è accorta di questa cosa, ma di perché che? Già ce n'ha 800 che la chitarra ma romana figurati. Che figurati. Pensa sei per benvenuto pensa nella per mia te. Squadra. Con me sarai il top player metal rock punk. Scassiamo tutto cosa. Smonteremo le sedie. Non gliene frega niente a nessuno che devi smontare le sedie. Tu devi cantare, non smontare le sedie. Io ti farò cantare e ti farò divertire da morire. A differenza di Loredana, sì. Sarò io ad imparare qualcosa da te se vieni nella mia squadra. Perché non hai nulla da imparare, puoi solo insegnare qualcosa. Questa cosa se verrai con me, invece, ti dovrai preoccupare solo di dove esporre il trofeo che vincerai. No, dove possiamo anche noi qua. Ci ho occupato. Allora, ecco, bravo. Finalmente mi lasciano parlare. Tu hai una voce stupenda, mi grazie. Hai emozionato. E nella mia squadra una voce così graffiante non ce l'ho. E ti aiuterei molto nel tuo cammino. Vi amo tutti, come giustamente si fa tra artisti. Anche io, tra molte virgolette, però... No, tu sei un artista. Noi abbiamo avuto un po' di successo in più. Ma non è, io dico sempre che c'è chi è bravo perché è famoso e c'è chi è famoso perché è bravo. Però oggi posso dirti una cosa? Il vero successo nella vita è fare ciò che ami. Bravo, 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 bravo. Ho avuto bravo. Successo. Bravo, bravo. Noi saremo the bad ma boys. Io ti voglio. Vabbè, senti, allora io. A me fare. Fatti i fatti tuoi! Stai zitto! Fatti i fatti tuoi! Ci avete le gang da me. C'hai solo chitarristi nella squadra. Come mi piacerebbe imparare qualcosa da te. Oh. Vieni da me, vieni da me. Prendilo. Dai, e decidi, che ho detto, su. Prendilo e che ho detto. Potresti essere il mio coach. E ti avrò. Mi state facendo onore e commuovermi. Loredana, io... vengo con te. Ah!